La notte degli artisti parte da qua, tabaccheria Losi Stefano Ostiglia, e adesso il nostro viaggio. Come potete vedere è un posto molto caratteristico, sono circondato da del buon vino. Io vi invito a l'Enoteca Gusto di Vino, Piazza Mazzini. Marco Panazza. Ciao Marco, ti do il benvenuto. Grazie. Tu hai la gastronomia? Sì, Ostiglia in via Gramsci 17. Gastronomia storica di questo paese. Produzione propria di salami, salsicce, cotechini e pesti per risotto. Vi aspettiamo, come potete vedere alle mie spalle, questi salami, io sento un profumo esagerato. Vi aspettiamo a Correggioli, via Canali 3, Ferraresi 2. Siamo al ristorante pizzeria La Tana di Alice, via Canali 4, comune di Ostiglia. Vi aspettiamo in questo bellissimo center di Ostiglia, via Verrara 61. Alle mie spalle la nuova collezione Enrea. Il proprietario Guarnieri Luca, al quale faccio un saluto, lo ringraziamo per aver aderito allo sponsor per questa puntata della Notte degli Artisti. Quindi ripeto, via Verrara 61, Sport Center Ostiglia, visitate la pagina Facebook Sport Center Ostiglia. Daniele Pecenini. Siamo a Revere, al Bar Freccia, bar storico, sì, dal 1999. Tu sei l'artista del gusto. Beh, insomma, ci provo. Via Mirandolese 35, Revere, Mantova. Proseguiamo, grazie. Tu sei pagliaccio. Avevo cantato una canzone. Sono Peppa Pig e faccio parte della Notte degli Artisti. Vegliacco nano. Sono con il sindaco Valerio Primavori, uno dei responsabili di questa bellissima manifestazione. Signor sindaco, cosa ci dice? Ciao, buonasera a tutti. Ma questa è una bella serata perché ci sono gli artisti, quindi c'è la possibilità che tanta gente metta in mostra quello che produce. C'è qualcuno che farà proprio delle mostre e delle opere in diretta, però questo sarà coadiuvato con la musica, i complessi, ma soprattutto con la gastronomia e i bar. Quindi già c'è movimento, quest'ora che sono le 7 di sera, ma il movimento proseguirà e quindi già stiamo partendo bene. E per me è la cosa migliore che ci sia, perché tu sei un grande sindaco, il migliore che ci sia stato da quando io sono nato. Boris, io ti ringrazio, noi ci conosciamo da una vita e sai che insieme abbiamo fatto una tua personale che ha avuto successo per la fiera di quest'anno. Per quest'anno la Notte degli Artisti va in questo modo, però vedrai che l'anno prossimo ci organizziamo in un modo migliore per valorizzare gli artisti, soprattutto quelli locali. Quindi abbi pazienza e stasera vivila come la tua possibilità per esporre, ma anche per fare questi servizi in modo che poi possa restare qualcosa a testimonianza di questa bella serata. Ma l'intento comunque, Valerio, è quello di avvicinare il pubblico sempre più vasto nel mondo dell'arte e usare questo messaggio che appunto servirà in un futuro. Io ti ringrazio, grazie, sei un grande. Grazie. Sono con un grande musicista. No, insomma, presentati, voce. Morris, ha suonato in Rai con dei grandi cantanti. Vabbè, facci un saluto a tutti. Ciao ragazzi. Vai. Sono con Massimo Lodi. Cosa ci dici delle tue opere? Le mie opere sono opere informali, molto semplici di fatto, spero piacciono. Chi vuole vedere altre realizzazioni può andare sul mio sito che è www.massimolodi.it, arte informale, e speriamo che stasera sia un successo. Grazie, proseguiamo, magari in un futuro ci rivedremo io e te nel tuo studio. Speriamo, grazie, buona serata. Buonasera, sono Alberto Capra, sono un ex residente di Ostiglia che dal 90 abita a Rimini. E per me la pittura è sempre stato un hobby, un piacere, un gioco, per cui sin da piccolo praticamente l'ho sempre coltivata, mi è sempre piaciuto avere contatto, cioè a che fare con i colori. E la cosa che le mie opere insomma, sono nell'ambito della tecnica del colore olio su tela o su compensato. Sono con
Maurizio Gobetti, detto il fecchio. E stasera cosa fai? No, piano piano. Il re della grigliata perché, Moni? Perché? Ah? Perché il re della grigliata? Quelle... Terry! No. Complimenti. Un fair play. Buona serata. Lecce e Milan, forza Milan! Ok. Cioè, la spontaneità che è tipica dell'arte padana, cioè un'arte anarchica. Sono Yolanda, faccio pittura artistica su parete. Ma qualcuno, ma sai cosa c'è che qualcuno li vede da lontano. Siamo in diretta? Sì, vai. L'Europa non è lontana, è una canzone italiana per voi, insieme se non conosco amore, sfoggia un fiore malgrado nessuno lo innaffierà, mentre l'aquila che silenzio lo diventerà, il poeta si fonde il ricordo di una poesia, questo tempo famato consuma la mia allegria. Canto e piango pensando che l'uomo ci butta via. Poi mi ritrovo qui, tutto a posto, puntuale al posto tuo, tu spettatore vuoi, davvero io viva il sogno che